Radio Radicale, siamo con Carlo Calenda di Azione al termine della conferenza stampa per la presentazione dell'arrivo di Falasca e Pizzarotti in Azione. Allora, lei poco fa diceva che oggi c'è il sole, una bella giornata, ma lo è anche politicamente? Ma no, io intanto ho detto che mi dispiace, io penso che non ci sia una ragione che sia comprensibile per me per cui non sia chiusa un'alleanza con Più Europa, e Più Europa che dire fa dei valori europeisti della difesa dei diritti civili finisca con gente pagata da Bin Salman e con Cuffaro, Mastella, Cesaro, con i socialisti che vanno con i socialisti, quelli con i popolari, gli altri, cioè è un frullato di sopravvivenza che non ha nessun senso per me, quindi di questo non sono contento, sono dispiaciuto, non capisco che scelta ha fatto Emma. Poi ne risponderà ai suoi lettori. Ho capito. Quindi pensa che la vostra sia una scelta più chiara rispetto a quella di questa alleanza, insomma, frammentata. Beh, però poi rischiate. Sicuramente andremo tutti nello stesso gruppo politico. La pensiamo tutti allo stesso modo sull'Ucraina, la pensiamo allo stesso modo sul Green Deal e vogliamo continuare a lavorare insieme e non faremo quello che invece Emma dice, cioè dal giorno dopo ognuno per conto suo. Questo almeno c'è di sicuro, poi dopo il resto bisogna costruirlo. Ma allora, se lei per esempio si ritrova nello stesso gruppo parlamentare in Europa con qualcuno dei candidati che contestava, che fa? Che vuol dire? Nel Io senso, per esempio, il Parlamento italiano sì. Con qualcuno dei candidati che contestava, e ci si lavora insieme quando c'è da lavorarsi sì. Insieme. Ma il punto fondamentale è chi sarà eletto. C'è nello stesso gruppo parlamentare. Chi sarà eletto? Lei lo sa. Sarà eletto no, un non popolare lo so, non lo so. Nell'altra lista? Sarà eletto un popolare? Un socialista, un liberale. In questa lista sa che sarà eletto un liberale. Senta, vuole dire qualcosa su Emma Bonino, sulla dialettica che c'è stata tra lei e Emma Bonino su questo? Ci sono state troppe dialettiche negative. Quello che voglio dire a Emma è pensaci bene, perché la reputazione è la cosa più importante. Grazie a Carlo Calenda.